stima le aziende che rischiano di fermarsi in circa 20.000 aziende. Di queste 20.000 aziende che rischiano la fermata produttiva, vuol dire che i dipendenti direttamente impiegati sono quasi nel settore produttivo e tra le noi riteniamo, per darvi la misura la, di questa crisi, oggettivamente il provvedimento preso dal governo importante perché le aziende che rischiano di fermarsi, ma come voi sapete sono circa 20.000 aziende. E d'altro canto, essendo queste 20.000 aziende che rischiano la fermata produttiva, vuol dire che i dipendenti direttamente impiegati sono quasi 30.000. Per intervenire noi riteniamo questo, chiediamo la, oggettivamente il provvedimento preso dal governo importante perché è stato molto importante dello stesso governo, ma come voi sapete sono in ragione dunque di e d'altro canto siamo stati sempre molto più quanto finora prelevato degli scostamenti di bilancio noi teniamo che vadano trovate risorse fino a settembre per intervenire del 2022 le attuali misure e rafforzare chiediamo al governo nella parte relativa ai crediti di imposta prelevare per le aziende 50% degli extra un forte credito di imposta per gli accumuli in ragione dunque di che sono molto importanti fondamentali anche per una strategia la strategia sulle rinnovabili. Questo per vuol dire in atto, riuscire a garantire una diminuzione della bolletta di circa 30% e rafforzare le energivore nella parte e di circa il 16-18% per le aziende, aggiungendo peraltro un forte allora, credito d'imposta perché per gli accumuli. Una, diciamo, due movimenti sono molto importanti, liberali che siedono per la strategia nell'area liberale del Parlamento europeo. Questo vuol dire riuscire a garantire favorevoli una diminuzione della bolletta di circa il 30%, ma perché non sono profitti derivanti da una gestione e di circa il 16-18% per le imprese non nascono dal fatto che queste allora, aziende hanno gestito bene o una, diciamo, due movimenti politici liberali che siedono ma da una nell'area liberale del Parlamento europeo il prezzo dell'energia derivante da una situazione favorevole a questo prelievo e sul precedentemente ma perché non sono profitti derivanti da una significativa cioè la produzione dopo il Covid che si sono concatenati nascono dal fatto che queste aziende e dunque hanno noi riteniamo che questo bene, sia indispensabile e profittevole anche da una prospettiva di mercato ma da una impennata nella storia in ogni del prezzo dell'energia durante ogni brancolo, guerra i profitti di guerra, cosiddetti di guerra cioè e precedentemente derivanti sono stati tassati ripresa a livello significativa della produzione per la ragione dopo Covid che si sono concatenate riteniamo che sia molto importante e dunque noi riteniamo che questo sia indispensabile e giusto anche da una prospettiva di mercato. Si inaspireranno e noi siamo nella storia ignoreranno per molto tempo durante ogni guerra i profitti cosiddetti di guerra cioè derivanti dalla guerra diciamo sono stati tassati a livelli estremamente perché la situazione per la ragione che sia spiegato sarà una situazione di riteniamo che sia molto importante che il governo lo faccia subito e noi dobbiamo consolidare la Russia un consenso inaspriranno e noi siamo favorevoli a questo su, e dureranno per le molto sanzioni, tempo anche finiranno cioè, anche se dovesse essere peso il che non vuol dire fra che diciamo, non ne dovranno sopportare in, alcun peso ma certo la situazione della Russia sarà una questa è di quello che presentiamo oggi e do la parola a Emma e noi dobbiamo consolidare sì, buongiorno. Un consenso tra nel ricordare che questa specie di tassazione sull'extra profitti di alleggerirne è il peso, una misura eccezionale che non e ne dovranno sopportare alcun peso questo lo dobbiamo certo, tenere a mente proprio perché ormai di energia bisogna pensare anche a medio lungo termine quindi il punto buongiorno. Intanto nel ricordare che questo noi come Europa sugli extra profitti Carlo stiamo già lavorando eccezionale e transitorie in particolare questo lo dobbiamo tenere a mente proprio perché procedure per le rinnovabili che sono medio lungo punitive quindi diciamo rispetto a chi si occupa ricordare di questo intanto, settore in parte la loro noi come Europa, nel senso però anche con Carlo, stiamo già lavorando anche sulle rinnovabili e in particolare sulla procedure per le rinnovabili che sono punitive, diciamo, rispetto a chi si occupa di questo settore. A parte
la loro limitatezza, nel senso che non sono la soluzione, almeno fino a quando non avremo inventato le batterie di storage, è evidente che sul fotovoltaico di notte il sole non c'è, cioè non è che dobbiamo elucubrare tanto, non c'è. E per quanto riguarda l'eolico non siamo al nord Europa, siamo un po' più giù, diciamo così. Cioè, nonostante, rispetto al bouquet, diciamo, di diversificazione delle sorgenti di approvvigionamento, le rinnovabili possono e debbono giocare un ruolo importante, anche se non il solo, di tutta evidenza. Ora, senza fare troppa analisi, diciamo, sugli errori passati, perché siamo diventati così dipendenti, eccetera, possiamo sfogarci come vogliamo, ma non risolviamo niente. Questo è il primo passo di un percorso che riguarda l'energia. Stiamo, come dicevo, preparando un'ipotesi per sbloccare le rinnovabili, che sono spesso anche prigioniere solo delle autorizzazioni locali, in particolare quelle dedicate dal Ministro della Cultura per quanto riguarda ci sono tantissimi progetti nel cassetto non sbloccati e non finanziati, alcuni sono anche già diventati obsoleti, quindi bisognerebbe veramente cambiare dal punto di vista. Per quanto riguarda questo emendamento, l'ho già spiegato Carlo, quindi non mi devo ripetere, a me mi pare anche in contrasto con l'altro decreto su cui ieri il governo ha posto la fiducia alla Camera, che andrebbero perlomeno armonizzati, perché altrimenti non funzionano in questo modo, perché non c'è armonia, diciamo, tra i vari, diciamo, prelievi. Poi tutto il resto lo possiamo anche discutere. Vorremmo chiedere un incontro al ministro Cingolani sulla vicenda delle autorizzazioni per quanto riguarda le rinnovabili, ma ripeto, sono una componente importante, ma non l'unica, che ci aiuta in questa transizione. Tutti abbiamo visto ovviamente la missione di ieri del presidente Draghi in Algeria, abbiamo anche capito oggi che stiamo parlando del 2023, 24, 25, eccetera. Io sono molto fiera personalmente di aver spinto e negoziato il TAP contro venti e maree, quando veramente dal presidente Emiliano fino al sindaco di Belendugno, che ancora adesso non si arrende, e per fortuna l'abbiamo fatto, che può anche essere, come dire, rafforzato o rinforzato, come dir si voglia. È chiaro che il mercato, anche a prezzi sostenuti, è pieno di gas liquido, d'accordo? E quello ce lo offrono un po' tutti a prezzi di mercato, ovviamente. Rimane il fatto che sarà tanto cruccio, eccetera, eccetera, ma peccato che noi non abbiamo i gasificatori, anzi ne abbiamo solo tre, La Spezia, Livorno e Rovigo. Quindi quella è un sorgente che noi non possiamo utilizzare in questo momento. So che la Snam ed altri sono in trattativa per avere dei rigassificatori, due credo, offshore, che sarebbero più veloci, però credo che quello che vogliamo dire con queste iniziative e questo per cominciare con questo emendamento è che ci vuole più coraggio, secondo me, e meno, come dire, bisogna far capire ai cittadini, piaccia o non ci piaccia, che
come dicevamo fin dall'inizio, avremmo pagato dei costi anche noi. Ovviamente minori, non si paragonano neppure i costi ucraini di questa aggressione, però qualche costo sarebbe arrivato anche a noi. Ora è chiaro che sul consumo individuale siamo a metà, all'inizio della primavera, quindi come dire, il consumo individuale non dovrebbe essere così pesante per le famiglie, eccetera, eccetera. Ma per le imprese è un'altra cosa. Le imprese non è che hanno l'interruttore per cui un po' sì, un po' no. È chiaro, i forni non è che si spengono e si accendono a nostro piacimento. Per questo credo importante adesso l'incontro anche col ministro Cingolani, che si è espresso recentemente alla Camera, ma in modo un po' vago, secondo me vanno un po' puntualizzate anche una serie di tempistiche, altrimenti siamo tutti capaci a risolvere la questione nel 2050, ma non è esattamente quello che ci serve. Quindi lascio la parola agli altri, ripetendo che trattasi di una tassazione per gli extraprofitti eccezionali e transitoria, e proprio per questo va supportata, diciamo, in modo significativo, in modo che possa essere positiva. Questo è quello che mi sentivo di dire. Matteo. Sì, ma velocissimamente voglio solo puntualizzare due aspetti che hanno già introdotto Carlo ed Emma. Questo emendamento, che è proposto da tutta la componente più Europa e Azione, da me e Emma, la senatrice Masini e il senatore Grimani, parte da due considerazioni. Cioè, questa straordinarietà e questa transitorietà ci viene richiesta in maniera molto forte al sistema delle imprese italiane. Io ieri ero in Barile, sono stato nel distretto ceramico. Le imprese chiedono un patto, e con questo emendamento vogliamo anche dire ai gestori che forse oggi, prima che un euro di extra profitto, noi stiamo tassando gli extra profitti, non gli utili, stiamo parlando di ciò che è aggiuntivo rispetto a ciò che è già guadagno, le imprese ci stanno chiedendo un patto circa il fatto che l'euro aggiuntivo possa essere messo nella riduzione delle bollette e non in ulteriori utili. Se questo non avviene, ci hanno documentato bollette di 8 volte quelle dei mesi precedenti, e voi capite che dalla ceramica al pastificio, che sono aziende energivore come un pezzo di manifattura significativa, non reggono questa situazione. Da qui la richiesta, lo diceva molto bene Carlo, rispetto a ciò che è già accaduto in passato, che nei prossimi mesi questo rappresenti un congelamento, un blocco, considerato anche che molti azionisti delle aziende che fanno i gestori sono pubblici e dovrebbero avere esattamente, oltre al tema degli utili, il tema della riduzione degli oneri a carico delle famiglie e delle imprese. Porteremo, voi avete, chi segue la cronaca politica sa che ci sono altre forze politiche che vanno in questa direzione, l'avevamo annunciato, credo Carlo, più di 2 settimane fa, oggi si sostanzia con un emendamento che andremo a discutere in commissione nelle prossime ore. Domande? Ok, grazie. Si vuole aggiungere qualcosa? No, a posto, noi... È stato detto tutto il video.